amministrazione quello che potevamo, abbiamo aperto la sala del consiglio di amministrazione dove c'è un video qui nell'atrio che però è già pieno, ci sono delle persone sulle scale, veramente mi dispiace, a questo punto spero solo che non arrivino i vigili del fuoco perché siamo assolutamente fuori norma. Non rubo tempo al professor Orbero, grande ospite. E soprattutto ringrazio gli amici di Sozzo Social che hanno lanciato questa idea che ci è subito piaciuta. Abbiamo pensato di tentare in una domenica di dicembre, quando tutti hanno forse in mente altre cose, abbiamo detto proviamoci, vediamo, ma evidentemente anche la fama del relatore è talmente grande che veramente ha dato questo successo eccezionale. Se la cosa, come auspichiamo, si ripeterà, cercheremo sale più capienti. Quindi mi scuso, abbiamo fatto veramente il possibile. Buona serata. Buonasera, saluto il professor Alessandro Barbero, che è docente di storia medievale all'Università del Piemonte Orientale e autore di numerosi saggi storici tradotti in diverse lingue e spesso in televisione nei programmi di Rai Storia e in Super Quark. È anche autore di romanzi, uno dei quali ha vinto il premio Strega nel 1996. L'ultimo suo romanzo, dal titolo Le Ateniesi, è in libreria da poche settimane. Il professor Barbero, in questa sua lezione, affronterà il tema L'impero romano e i barbari e lo farà senza riferimenti specifici a questo nostro territorio, che pure della storia dei barbari è importante per questo, no? Poche parole su questo aspetto lo dirò comunque io. Adesso nella presentazione. La storia del nostro territorio, ecco, vediamo questa foto satellitare, mostra con chiarezza proprio la situazione dell'Italia settentrionale chiusa dalle Alpi, no? La neve è oltre i 1300 metri. E si vede che tutto l'arco alpino è innevato, meno la parte nord orientale, il passaggio a nord-est, cioè in pieno il nostro territorio. Ecco, questa situazione geografica ha praticamente condizionato tutta la storia del nostro territorio, da Aquileia, dalla fondazione di Aquileia, alla scomparsa di Aquileia, alle invasioni barbariche, alle invasioni dei turchi, eccetera, eccetera, fino alle tragedie, diciamo così, del Novecento, le guerre e i totalitarismi che conosciamo. Allora, oggi questo nostro territorio, noi abbiamo una nostra foto panoramica, che è quella che abbiamo visto prima, eccola qua. Questo Goriziano, diciamo, oggi è diviso tra Italia e Slovenia ed è in larga misura questa sua posizione geografica. Dal fatto che esso si estenda al limite orientale della pianura padana e friulana, sino ai piedi dei valichi più bassi e perciò più agevoli da attraversare di tutto l'arco alpino. Li vediamo? In fondo là si vede il Monte Lanos, che è a circa 30 km da Gorizia, e lì il Monte Lanos divide i due valichi più importanti. Fin dall'antichità questo territorio di frontiera, nei secoli, diventa una zona di confini veri e propri e nel Novecento di confini mobili, come sappiamo. Questa è la fotografia di riferimento del nostro progetto che chiamiamo Parco del Novecento, è scattata dal Monte Calvario, non comprende tutto il territorio del Goriziano, ma la parte centrale è la più importante. È importante anche questa stessa foto panoramica, perché fino a non molti anni fa non era un soggetto possibile, fotografabile. Le foto erano proibite, vi ricordate i cartelli vietato fotografare, eccetera, eccetera. C'è il confine e con i noti problemi con la Jugoslavia e con la Slovenia, ai tempi della Guerra Fredda, si guardava Gorizia da altri punti di vista.
Oggi invece i tempi sono cambiati, fortunatamente, e possiamo guardare in profondità a questo territorio e riscoprirne la storia eccezionale e complessa, ma anche la bellezza dei paesaggi e tutte le sue potenzialità, anche turistiche. Qui si vede Gorizia in primo piano, insieme a Nova Gorica. Le due città sorgono ai piedi, il confine non si vede ovviamente, le due città sorgono ai piedi dei monti famosi della Prima Guerra Mondiale, il Sabotino, il Monte Santo, la Bensizza, il San Gabriele, e si vedono sulla sinistra, fra i quali irrompono nella pianura le acque dell'Isonzo, che si vede anche. C'è poi l'altipiano di Ternova, il massiccio di Ternova, con la sua foresta famosa, e quindi la larga valle del Vipacco, chiuso in fondo dal massiccio del Nanos e i primi rilievi del Carso sulla destra. Il Monte Nanos, ripeto, si trova circa a 30 km da Gorizia e fa anche da spartiacque fra il bacino dell'Isonzo e quello del Danubio. Di là sono i Balcani, la penisola balcanica. Il Nanos sempre separa i due valichi, uno a sinistra e uno a destra, i due valichi più bassi di tutto l'arco alpino, il passo Ad Pirum, il passo di Piro, oggi Krustica, e il passo di Preval o Rasdorto, gli antichi monti dell'Ocra. Su questi passi, adesso vedremo l'immagine della tabula pointengueriana, che era la carta stradale dell'Impero Romano, e fortunatamente si è conservata una copia che si trova a Vienna, e qui vediamo molto bene l'Istria, sulla destra, l'Adriatico, l'Istria, Aquileia, con le sue mura, che non esistono più, e le fonti del Timavo. In più vediamo scritto Ponte Sonzi, cioè sarebbe il ponte romano sulla Mainizza, no? Tra la Mainizza e Savonia. Quindi saliva questa strada che collegava Aquileia a Emona, cioè Lubiana, e i paesi danubiani, attraversando questo grande ponte sull'Isonzo. Purtroppo non c'è nulla che ricordi sul posto questo ponte, e bisognerebbe veramente fare qualcosa, perché ci sono numerosi episodi che avvengono anche lì. Anche la lotta fra barbari, per esempio, fra Teodorico e Odoacre, si svolge proprio su quel ponte, e pochi sanno queste cose perché non vengono dette, no? Secondo la maggior parte di storici e archeologi, questa strada si chiamava Via Gemina, e anche questo bisognerebbe in qualche modo riprendere, rivalutare. Questi luoghi e questa strada romana sono stati percorsi nei secoli da popoli, eserciti, personaggi storici famosi, da mercanti, da pellegrini, da predoni. Bisognerebbe per ognuno dire qualcosa. Da qui sono passati i barbari o popoli migranti, Quadi, Marcomanni, Visigoti, Ostrogoti, Longobardi, Avari, Ungari. Gli Ungari, questi ultimi, nel X secolo fecero decine di selvagge incursioni, trasformando il Basso e Medio Friuli in una landa desolata, quasi priva di abitanti. Alla fine, quando gli Ungari vennero definitivamente sconfitti, i patriarchi di Aquileia ripopolarono il Friuli con coloni slavi. Oggi a testimoniare queste vicende restano i numerosi toponimi di origine slava che si trovano dall'Isonzo fino oltre il Tagliamento: Gradisca, Sagrado, Capriva, Versa, Visco, Lestizza, Santa Marizza, Goricizza e tanti altri. Dopo le invasioni barbariche nascerà anche la villa che è Sclavorum Lingua Vocatur, Gorizia, la villa che nella lingua degli slavi è chiamata Gorizia, ovvero Gorizia. Lascio quindi la parola al professor Barbero, che, come ho detto, parlerà in generale dell'Impero Romano e dei Barbari, di quella che lo storico illuminista inglese Edward Gibbon definì la scena più grandiosa e impressionante nella storia dell'umanità.
buonasera. Io in genere preferisco parlare in piedi, ma dovete dirmi voi se il microfono funziona bene anche a una certa distanza e se mi sentite bene lo stesso anche in fondo. Come dire, mi spiace di vedere tante persone, cioè da un lato fa piacere, diciamocelo, però mi dispiace anche, io spero che qualcuno di voi abbia fatto allenamento a Milano all'Expo e quindi si è preparato a stare un po' di ore. L'altra scusa che devo fare prima di cominciare è legata al fatto che quando il direttore Stasi mi ha invitato avrebbe avuto piacere che io potessi fare una lezione proprio su questi argomenti che lui ha toccato adesso, e cioè la storia di questo territorio, la storia di questo territorio durante le invasioni barbariche e il Medioevo, che sarebbe stata una bellissima lezione. C'è il piccolo dettaglio che io non sono uno studioso di questo territorio, non lo conosco assolutamente abbastanza per poter affrontare l'argomento in modo specifico, e quindi ci siamo messi d'accordo con un po' di dispiacere che forse le lezioni, gli incontri che seguiranno saranno molto più radicati nel territorio. Questo sarà invece un discorso appunto a carattere generale, una riflessione, una serie di riflessioni generali sul problema del rapporto fra l'impero romano e i barbari e anche sui paralleli che si possono eventualmente intravedere tra quel passato e il nostro presente. Comincerei proprio con una piccola riflessione su questi paralleli. In questo senso, gli storici quando studiano il passato in realtà sono sempre influenzati dal presente. Noi siamo sempre immersi dentro una certa epoca, no? Ognuno di noi appartiene a un'epoca e ha le preoccupazioni della sua epoca. Ognuno di noi pensa alle cose che si pensano al nostro tempo. E sembra strano, ma anche se il passato ovviamente è lì ed è sempre uguale, però il modo in cui lo guardi cambia. Detto così può sembrare strano. Vi spiego meglio, spero, quello che sto cercando di dire proprio con l'esempio delle invasioni barbariche. 150 anni fa, 100 anni fa, fra 8 e 900, la cultura era dominata dal nazionalismo. Era l'epoca degli stati nazionali, in cui in ogni stato si studiava solo la storia del proprio paese, in cui l'orizzonte di tutti era quello dello Stato, della nazione. E se si andava al di là della nazione, l'Italia, noi italiani, la patria, il sacro egoismo per la patria, se si andava un po' al di là dell'idea di nazione, era per parlare di razza. La razza latina, la razza germanica, la razza slava. Queste erano le preoccupazioni che la gente aveva in testa e anche gli storici avevano in mente queste preoccupazioni. E dunque, quando guardavano le invasioni barbariche, cosa dicevano? Cosa trovavano interessante? Gli sembrava interessante dire, ecco, un grande scontro fra razze. La razza germanica e la razza latina. Un popolo vecchio, i romani, un popolo nuovo, gli invasori germanici, e ognuno la vedeva immedesimandosi. Per gli storici italiani o francesi erano appunto le invasioni barbariche che erano venute a distruggere la nostra civiltà. I tedeschi, gli storici tedeschi, non le chiamavano invasioni, meno che mai barbariche. Loro le chiamavano le migrazioni dei popoli, Völkerwanderungen. Perché? Perché loro si sentivano i discendenti di quei barbari. Tra l'altro si sbagliavano, siamo noi i loro discendenti, naturalmente. Loro sono venuti qua, si sono stabiliti qua e noi siamo i discendenti di quei barbari. Ma allora i tedeschi si immaginavano come i discendenti dei germani e dunque non gli piaceva chiamarli barbari e non gli piaceva pensare che fossero invasori. Semmai pensavano quei decadenti dei romani avevano un gran bisogno che venissero dei popoli nuovi, giovani. Ecco, tutti questi discorsi, a vederli adesso, sono archeologia. Noi non abbiamo più quella gran preoccupazione in testa della razza latina o della razza germanica, problemi ne abbiamo sempre, ma non li esprimiamo più in quei termini. Invece, gli storici di 100 anni fa non vedevano per niente, nelle invasioni barbariche, una cosa che a noi oggi sembra ovvia, e cioè
Ma qui si tratta di spostamenti di popoli, si tratta di immigrazione. È vero che i tedeschi dicevano migrazioni dei popoli, ma non è che si ponevano il problema di come accogli gli immigrati, che regole gli devi dare, è un vantaggio oppure un pericolo accogliere gli immigrati, come fa un grande impero a gestire l'immigrazione. No, non pensavano a niente di tutto questo. Nessuno si poneva questi problemi, perché 100 anni fa il problema non c'era. Nessuno qui da noi sentiva il discorso immigrazione, semmai eravamo noi che emigravamo in America, quello è un altro discorso, in America, in Svizzera, in Germania, in Belgio. Oggi per noi il problema dell'immigrazione, della sua gestione, è talmente grosso che quando lo storico va a ristudiare quel passato, che è sempre quello naturalmente, però le domande che ti fai sono delle altre. Ma l'impero romano era consapevole che stava accogliendo degli immigrati a un certo punto e ha saputo gestire questa cosa ed è riuscito a ricavarne un vantaggio fino a un certo punto. E se poi questa immigrazione è diventata invece distruttiva, perché è successo? Quali sbagli sono stati fatti? E la cittadinanza, era un problema la cittadinanza? Ecco, non so se mi spiego, sono problemi che c'erano allora. Però li vediamo noi oggi, perché per noi oggi è più evidente il parallelo con problemi che abbiamo anche noi. E allora non è che studiare il passato ricavi, impari chissà cosa, impari a gestire, ecco, la storia non ha delle lezioni sicure, precise da dare. Però vedere degli esempi di come in passato ci sono stati problemi paragonabili ai nostri, e allora, ecco, non è più solo studio storico, è anche un modo per ragionare un po' sui problemi anche nostri, ripeto. Dopodiché io la prenderò molto alla lontana, non solo non parleremo del territorio goriziano, ma anche prima di arrivare alle invasioni barbariche io vorrei prenderla molto alla larga, perché bisogna avere chiare alcune idee prima di capire, prima di provare a capire insieme cosa è successo allora. E la prima cosa su cui vorrei riflettere con voi è cosa vuol dire barbari. Perché noi abbiamo intitolato questo incontro l'impero romano e i barbari. E ci è sembrato assolutamente naturale. Da una parte c'è l'impero romano e dall'altra ci sono i barbari. Ci sembra ovvio, no? In realtà tutti noi sappiamo delle cose, solo che non ci pensiamo. Ma che se ci pensiamo ci fanno vedere che le cose non sono così semplici. Per esempio, chi ha inventato il concetto di barbari? Non l'hanno mica inventato i romani, l'hanno inventato i greci. Oh, che bello, come quando all'università uno fa una domanda così e qualcuno risponde e vedi che ti stanno seguendo i ragazzi. L'hanno inventato i greci. I greci sono i primi che hanno avuto questa bella idea di dire ci siamo noi e ci sono tutti gli altri. Ci siamo noi che siamo civili e ci sono tutti gli altri che sono bestie, ci siamo noi che siamo esseri razionali e ci sono quegli altri, tutti gli altri, che sono dei bruti, ci siamo noi che siamo uomini liberi e ci sono gli altri che sono nati per essere schiavi. Basta vedere, dicono i greci, tutti i popoli sudditi del gran re, del re persiano, come si inginocchiano fino a terra davanti a lui, schiavi. Noi greci invece siamo nati liberi. E per sottolineare che è proprio una questione etnica, noi greci, tutti gli altri barbari. Barbaro cosa vuol dire? Uno che non è greco e non parla greco. E quindi non si capisce niente quando parla. Ecco, sembra che balbetti. Il greco non capisce niente e quindi quello è un barbaro. Sapete che i greci ci hanno costruito sulla loro identità, su questa cosa. Si fanno ancora oggi i film sui 300 delle Termopili, no, ecco, le storie delle guerre persiane, dei greci che hanno combattuto alle Termopili, a Maratona, a Salamina, per difendere la loro libertà. Ci hanno costruito una leggenda che è durata fino a oggi. Naturalmente questa leggenda ha anche un altro risvolto, come dire, un po' più inquietante, perché se noi greci siamo nati liberi, e i barbari invece no, sono schiavi per natura, allora noi possiamo tenerli in schiavitù, per esempio.
La società greca si basa sulla schiavitù e le case dei liberi greci sono piene di schiavi. E finché quegli schiavi sono barbari, va bene così. Aristotele lo dice espressamente. Solo i greci sono nati per essere liberi. Per natura i barbari sono i nostri schiavi. E allora, come dire, vedete che è già un pochino più imbarazzante come eredità, tutto sommato. Ma andiamo avanti, perché i greci costruiscono la loro identità sul fatto che loro hanno difeso la propria libertà dai barbari che venivano da Oriente. E però un bel giorno arrivano degli altri barbari, che vengono da Occidente stavolta, e sconfiggono i greci, e li sottomettono, e li incorporano nel loro impero. E questi altri barbari che vengono da Occidente, ovviamente, sono i romani, i quali sono barbari. Siamo tutti d'accordo, no? Avete detto, sì, sì, certo, barbaro vuol dire uno che non è greco. I romani sono barbari agli occhi dei greci. E, lo dico specialmente se c'è qualche insegnante che magari può avere poi il gusto di andare a cercare queste cose, nella letteratura latina ci sono delle tracce qua e là di questa cosa. Per esempio, nelle commedie di Plauto, sono commedie latine, imitate però da quelle greche, e ambientate in Grecia. I personaggi di Plauto, quando fanno riferimento a Roma e all'Italia, usano il linguaggio delle cose barbare. Il diritto romano, barbarica lex. Il modo dei romani di mangiare sdraiati sui triclini, mangiare alla barbara, dicono i personaggi di Plauto, che si fa finta che siano greci. I romani non erano tanto contenti, che i greci sconfitti, sottomessi, però fra loro, quando parlavano dei romani, continuavano a dire questi barbari. Proprio così, c'è un passo di Plinio, in cui Plinio dice, Catone, il vecchio Catone il censore, inveiva contro i greci, dicendo, quando sono fra loro, continuano a chiamarci barbari, nos dicti tant barbaros. Anche questo appunto è in una lettera di Plinio, mi sembra, si può andare a trovare. Dunque, allora capite, ognuno è il barbaro di qualcun altro. Però a un certo punto le cose cambiano, altrimenti noi non avremmo potuto intitolare il nostro incontro l'impero romano e i barbari. Allora cosa è successo? È successo che i romani si civilizzano naturalmente. I romani imparano il greco, cominciano a riempire le loro ville di copie delle statue greche. Fanno venire filosofi greci, scrittori greci, schiavi greci. Ogni senatore romano ha il pedagogo greco per educare i suoi figli. E i romani ammirano i greci. E quindi sono anche disposti a riconoscere ai greci nel loro impero un posto privilegiato. Dopo i romani, i greci sono nell'impero quelli che hanno più privilegi, più autonomia. Le città greche possono continuare a governarsi un po' da sole, purché paghino le tasse, ovviamente, ecco. Possono continuare a illudersi i greci di essere ancora i liberi ateniesi, i liberi spartani, anche dentro l'impero romano. E in cambio di questa posizione privilegiata, i greci, zitti zitti, finiscono per accettare che la parola barbari cambia significato. Non lo dice mai nessuno, è una cosa di cui non si parla. Però facendo finta di niente, a un certo punto barbaro non vuole più dire chi non è greco. Vuol dire chi non è né greco né romano. E guardate che questa struttura greci e romani è fondamentale per capire l'impero romano. Noi che siamo occidentali dobbiamo stare attenti a non immaginare un impero romano troppo latino, troppo europeo. Ricordiamoci che l'impero romano non è un impero europeo, è un impero che sta su tre continenti, Europa, Asia e Africa. È un impero che va dalla Scozia all'Iraq, comprende tutti i luoghi di cui si discute oggi, non per niente noi siamo spaventati perché l'ISIS distrugge cosa? Antiche rovine romane.
da Palmira ieri a Sabrata, di cui si parla in questi giorni, quello era l'impero romano, la Siria, la Palestina, Gerusalemme, l'Egitto, il Marocco, è tutto impero romano. E la parte occidentale parla latino, ma la parte orientale parla greco. Tanto che ci sono storici che, un grande storico del mondo romano, Paul Venn, qualche anno fa ha scritto un grande libro di sintesi e l'ha intitolato L'impero greco-romano, che sarebbe il modo più giusto di chiamarlo, tutto sommato. Ufficialmente era l'impero romano, ma ci facciamo un'idea migliore se ci rendiamo conto che per metà in realtà è un impero greco. Allora, adesso romani e greci da una parte e dall'altra tutti gli altri, barbari. Fuori dall'impero, come noi ci immaginiamo quando parliamo delle invasioni barbariche, noi barbari che da fuori invadono l'impero. Un momento, no? I barbari sono dentro l'impero. Vi faccio un esempio pratico. Giulio Cesare conquista la Gallia, combattendo per 8 anni contro i barbari, dal loro punto di vista, galli. Finalmente li sconfigge e conquista la Gallia. Come dice Asterix, tutta? Tutta. Ha conquistato la Gallia. E i galli non li ha ammazzati tutti. Ci è andato vicino Giulio Cesare, Si calcola 1 milione di morti per le sue guerre galliche. Però non li ha ammazzati tutti. La Gallia è ancora piena di galli. E nell'impero romano chi sono i galli? Fino a ieri erano barbari nemici contro cui si combatteva. C'era ancora il ricordo, avevano invaso l'Italia, Brenno era arrivato fino a Roma, poi i romani hanno cominciato invece a contrattaccare loro. Però sempre barbari sono. Allora, il punto a cui volevo arrivare è che quando viene costruito l'impero romano viene costruito conquistando una serie di paesi e gli abitanti di quei paesi sono barbari e sono dentro l'impero. Sono stati assoggettati dai romani. Quindi attenzione, la nostra idea, da una parte l'impero romano e fuori i barbari, per questa fase non funziona. I barbari sono dentro. È un po' come la situazione coloniale nel mondo delle colonie di una volta, c'erano i padroni bianchi e la popolazione locale, gli indigeni. L'impero romano funziona un po' così. Nell'impero romano ci sono 2 categorie di persone, quelli che hanno la cittadinanza romana, e i romani sono il popolo conquistatore, i padroni, e gli indigeni. Essere cittadino romano, a volte si scherza, no? Civis romanus sum, con l'idea che permettesse di darsi tante arie, è verissimo, essere cittadino romano in quell'impero voleva dire che stavi dalla parte dei padroni e non dei poveracci, fondamentalmente, per capirci. Vi faccio un esempio, tratto da un'opera, da un libro che conosciamo tutti, perché ne abbiamo sentito recitare dei brani anche in chiesa, per esempio, solo che magari non ci pensiamo come a una fonte per la storia dell'impero romano. Mi riferisco agli Atti degli Apostoli. Negli Atti degli Apostoli si racconta la seguente storia. Voi potete andare a casa e controllare, non si inventa niente, anche se è una storia incredibile, vedrete. San Paolo predica a Gerusalemme e la sua predicazione dà fastidio alle autorità religiose ebraiche. Allora i leader ebrei si rivolgono al comandante della guarnigione romana, siamo nell'impero romano ovviamente, gli ebrei si rivolgono al comandante della guarnigione romana chiedendogli di far arrestare questo disturbatore che è San Paolo. I soldati romani arrestano San Paolo, lo portano dal comandante che vuole interrogarlo e prima che il comandante scenda a interrogarlo, per abitudine lo legano a un palo per flagellarlo un po' in attesa dell'interrogatorio. San Paolo si lascia legare al palo e poi quando stanno per cominciare a frustarlo si rivolge ai soldati e dice: ma lo sapete cosa state per fare? Lo sapete che state per frustare un cittadino romano? A questo punto panico.
I soldati si precipitano dal comandante e gli dicono: ma guarda che quello lì che abbiamo arrestato è un cittadino romano. Il comandante romano di Gerusalemme si precipita giù, va da San Paolo è sempre lì legato al palo. Il comandante gli chiede, ah, questo è un dialogo veramente surreale, è da non credere. Il comandante romano chiede a San Paolo: ma è vero che sei un cittadino romano? Sì, dice San Paolo. E il comandante romano gli dice: anch'io sono cittadino romano. E questa cittadinanza mi è costata un sacco di soldi. Poi spieghiamo come può crearsi una situazione del genere. Fatemi solo finire il racconto. Mi è costata un sacco di soldi, dice l'ufficiale romano. San Paolo dice: no, io per nascita. Dopodiché lo slegano con tante scuse e gli chiedono se per piacere può rimanere a disposizione, perché loro devono scrivere a Roma all'imperatore, perché essendoci una denuncia contro un cittadino romano nessuno può far niente nella provincia, bisogna informare Roma. Ecco, voi fate, San Paolo era un cittadino romano che ha avuto dei fastidi con la legge. Fate il confronto con quello che è successo nello stesso posto a Gerusalemme pochi anni prima, per lo stesso motivo, a un altro che però non poteva dire: io sono cittadino romano, perché lui era un indigeno, una persona di seconda categoria. Ecco, è chiara la differenza tra essere cittadini romani e essere indigeni dentro questo impero. Però chiariamo un po' alcuni dettagli di questa storia. L'ufficiale romano dice a San Paolo: anch'io sono cittadino romano. Uno direbbe: ci mancherebbe. Invece no, perché se l'impero è popolato da folle di indigeni e tutta questa manodopera mica viene lasciata lì a non far niente, l'impero romano recluta soldati anche fra gli indigeni, i quali possono far carriera e diventare ufficiali. Quindi metà dell'esercito romano è fatta di cittadini e sono le legioni, ma l'altra metà, i reparti ausiliari come si chiamano, sono reclutati fra gli indigeni. Ogni tanto li reclutano anche fuori dai confini. I romani non hanno nessun problema a mettere su, se ne hanno bisogno, un reggimento di cavalleria saracena reclutata nel deserto d'Arabia fra i beduini, e anche se non sono sudditi non importa niente a nessuno, reclutano. Ma soprattutto reclutano dentro l'impero, fra i barbari sottomessi dentro l'impero. Quindi è normale che ci sia un ufficiale romano che in realtà non è cittadino romano, o meglio, lo è, perché ha brigato, ha pagato un po' di bustarelle ed ha avuto la cittadinanza. E questo è l'altro punto cruciale. La cittadinanza si può ottenere. Questa, badate, è veramente una cosa fondamentale per capire Roma. E poi vi farò qualche esempio per far vedere che loro lo sapevano benissimo. I romani sono molto consapevoli di questa cosa, che la cittadinanza è una cosa da gestire, con cui ti costruisci il consenso fra le popolazioni che hai sottomesso. Del resto, scusate tanto, ma anche San Paolo, ma non era ebreo? E certo che era ebreo, era un ebreo dell'Asia Minore, però è nato cittadino romano. Perché quando Roma occupa un paese, i notabili, le famiglie importanti, che sono disposti a schierarsi col potere romano, a sostenerlo, le persone utili, influenti, quelli subito vengono premiati. E vengono premiati innanzitutto con la cittadinanza. Dunque, la cittadinanza romana, vedete il paradosso, da un lato è un privilegio importantissimo. Averla o non averla può fare la differenza in certi casi, ma non è riservata ai romani di Roma, diciamo così. Chiunque può diventare cittadino romano se si decide che è utile. Chiunque può diventare cittadino romano, non importa di che colore ha la pelle, i capelli, che dei prega, che lingua parla, sì, deve sapere un briciolino di latino, è meglio saperlo, ecco. Ma per il resto uno diventa cittadino romano. Ci sono capi berberi del Nord Africa che diventano cittadini romani. Ci sono capi germanici del Reno o del Danubio che diventano cittadini romani.
e che possono anche fare delle belle carriere nell'esercito romano e nella società romana. Diciamo che bisogna arrivare fino a Costantino perché un barbaro diventi addirittura console di Roma, cioè la più alta carica esistente dopo l'imperatore. Però già nei secoli precedenti è normale trovare generali, ne riparlerò più avanti, generali romani che sono di origine barbarica. È un metodo pervasivo, è un metodo fondamentale per permettere a Roma di governare un impero immenso che va, appunto, ripeto, dalla Britannia al Nord Africa fino al deserto del Sahara e poi al Medio Oriente fino al deserto arabo e poi tutti i Balcani e fino al Danubio e fino al Reno. Questo impero immenso abitato da ogni tipo di popoli dove si parlano tutte le lingue del mondo, si pregano tutti gli dèi possibili e immaginabili, c'è gente di tutti i colori, di tutte le razze. Ma dappertutto le élite, quelli che sono disposti a collaborare, vengono nominati prima o poi cittadini romani. Qualche volta finisce male, io vi faccio adesso un esempio, perché è una politica ovviamente che ha anche i suoi rischi. Avete presente la battaglia di Teutoburgo, in cui nel 9 d.C. l'esercito, 3 legioni di Augusto al comando di Quintilio Varo vengono annientate dai germani ribelli guidati da Arminio. È una cosa che da allora i tedeschi non hanno mai smesso di celebrare. Io nel 2009 ero in Germania, a Colonia, e gli scaffali delle librerie, i banconi delle librerie erano pieni di libri in cui si esaltava la nostra vittoria di Teutoburgo contro i Welschen, quindi contro i meridionali dei romani, insomma, ecco. E ovviamente Arminio è passato alla storia come un grande capo germanico, difensore della libertà germanica. Nell'Ottocento gli hanno fatto una statua alta 70 metri, credo, con un elmo col cornuto alato, insomma, da barbaro proprio. Poi uno va a vedere e scopre che Arminio, questo puro eroe germanico, era un cittadino romano, quindi si chiamava Caio Giulio Arminio, era un cavaliere romano, quindi apparteneva al secondo livello dell'aristocrazia, era un ufficiale romano, comandava un reggimento germanico dell'esercito romano. Era il classico esempio del notabile, del capotribù locale che i romani avevano tirato dentro. Poi con Arminio è andata male, ma è la politica. Arminio a un certo punto ha avuto sentore che si preparava alla ribellione, ha fatto i suoi conti, ha deciso che aveva di più da guadagnare se si buttava coi ribelli. Suo fratello, che era centurione, è rimasto coi romani a fare il centurione. Suo suocero, che collaborava coi romani quando c'è stata la rivolta, è scappato dai romani. Quindi questa politica, diciamo, ogni tanto falliva, ma nell'insieme conquistava a Roma le classi dirigenti dei vari popoli. Vi dicevo prima che i romani tutto questo lo facevano consapevolmente ed erano sicuri che lavorare così rafforzava il loro impero. C'è un episodio in cui questa consapevolezza viene fuori in modo proprio chiarissimo. Siamo alla metà del primo secolo d.C., 100 anni dopo la guerra gallica di Cesare. L'imperatore Claudio va in Senato con un progetto di legge. Chiede al Senato di accettare che un certo numero di notabili gallici, che ovviamente sono già cittadini romani e così via, adesso dice Claudio, è ora di fare un passo in più. Dobbiamo tirar dentro in Senato a Roma un certo numero di questi capi gallici, nominarli senatori romani. Ecco, quando un imperatore andava in Senato, nella maggior parte dei casi, le sue proposte passavano senza troppi problemi. Lì un po' di opposizione c'è. Claudio si trova di fronte a qualche senatore che interviene dicendo ma è uno scandalo. Questi in fondo sono barbari. Hanno ancora le mani sporche di sangue romano, 100 anni dal tempo di Giulio Cesare, ma insomma è uno scandalo tirarli dentro in Senato insieme a noi. Dove va a finire la nobiltà romana, il sangue romano? Lo inquiniamo ammettendo in Senato questi barbari.
Claudio risponde con un grande discorso, talmente importante che Tacito lo riporta tutto, talmente importante che è stato anche inciso su una lastra di bronzo che è stata ritrovata poi in seguito. È uno dei pochissimi casi in cui di un fatto dell'antichità noi abbiamo due testimonianze indipendenti. Perché sapete, noi dell'antichità facciamo lezione e sembra che sappiamo un sacco di cose. In realtà sono tantissime le cose che non sappiamo. E quasi tutto quello che sappiamo è perché c'è una informazione che ci è arrivata. È veramente raro avere due informazioni diverse, Tacito e l'iscrizione, che ci dicono la stessa cosa. Cosa dice Claudio in Senato? Claudio dice: a voi protestate parlando della nobiltà romana, del sangue romano, ma spiegatemi un po', ma Romolo, quando ha fondato Roma, ma dove li ha trovati i suoi? Esistevano già i romani all'epoca, o Romolo ha messo insieme quelli che ha trovato? E poi, dopo che Roma è stata fondata, com'è che si è ingrandita? Ha combattuto uno dopo l'altro tanti nemici, ha combattuto Alba Longa, ha combattuto i Sabini, ha combattuto i Sanniti, ha combattuto gli Etruschi. A proposito, e guarda i senatori, poi ne individuo uno, ma la vostra famiglia non è appunto etrusca? E la vostra non è appunto sannita? Quanto a me, dice Claudio, anche noi Giulio Claudi veniamo da Alba Longa. In origine nessuno di noi era romano. Eravamo tutti nemici che hanno combattuto contro Roma e che dopo essere stati sconfitti sono diventati romani. Ed è così, dice Claudio, che Roma ha costruito il suo impero, tirando dentro e trasformando in romani tutti quelli che via via sconfiggeva. E Claudio dice anche un'altra cosa. Dice: non fanno mica tutti così. I greci, per esempio, non fanno così. In Grecia vige lo ius sanguinis. Per essere cittadino ateniese devi essere nato da cittadini ateniesi. Non si dà la cittadinanza. Si può solo ereditare. E dice Claudio: secondo voi qual è il sistema migliore? Attualmente chi comanda ad Atene? Noi. I romani. Dunque, mi seguite fin qua? La concessione della cittadinanza è uno strumento che Roma usa per dominare meglio i territori conquistati, va bene. La cittadinanza a volte viene data a capi con procedure rigidamente controllate. Noi abbiamo delle corrispondenze dalle province, si scrive all'imperatore, si scrive dal Nord Africa, ci sarebbe questo principe Mauro, Moro poi vuol dire berbero, questo capo tribù è un uomo utile, un uomo prezioso, noi consigliamo di dargli la cittadinanza. E sappiamo che a Roma si teneva un archivio di queste concessioni di cittadinanza date col contagocce ai capi, ai notabili. Però c'erano anche altri meccanismi, che non erano più col contagocce, ma che erano meccanismi di massa. Il meccanismo più di massa di tutti era l'esercito. L'esercito romano è veramente il melting pot, come dicono gli americani, che permette di trasformare i barbari in cittadini romani. Ve lo dicevo prima che i romani reclutano normalmente reggimenti ausiliari tra gli indigeni e anche tra i barbari esterni. Il servizio militare dura 25 anni. Alla fine di quei 25 anni, e si è calcolato che una buona metà ci arrivava, alla fine di quei 25 anni il barbaro, che può essere un arabo, può essere un sarmata, può essere un franco, un frisone, un sassone, qualunque berbero dell'Africa, qualunque cosa, alla fine di quei 25 anni il soldato viene rimandato a casa con la cittadinanza romana. Si porta a casa un diploma di bronzo con su inciso il suo nuovo nome romano e la garanzia che lui d'ora in poi è un cittadino romano. Torna a casa, si sposa col peculium che gli hanno regalato al congedo, mette su un'azienda, diventa una nuova famiglia prospera di cittadini romani. È un meccanismo colossale. Gli archeologi li trovano a decine di migliaia questi tesserini di bronzo dei nuovi cittadini. Ogni anno migliaia
di soldati barbari vengono restituiti alla vita civile, trasformati in soldati romani. Certo, noi possiamo chiederci quanto hanno imparato bene il latino in caserma, cosa sanno di Roma che non hanno mai visto. Probabilmente poco. Ci sono casi buffi, c'è un veterano in Pannonia, pianura del Danubio, quindi attuale Ungheria, che ha lasciato poi alla sua morte una lapide messa lì dalla sua famiglia per ricordarlo. Questo veterano era così fiero del suo congedo e della cittadinanza romana che aveva ottenuto, che aveva dato ai suoi figli due nomi che dovevano sembrargli dei gran bei nomi romani. Il congedo si chiamava Emerita Missio, quindi congedo per meriti, no? E i due figli del veterano si chiamano Emeritus e Emerita. E lui il latino probabilmente lo orecchiava solo, insomma. Però questo momento fondamentale della sua vita, in cui congedato dall'esercito è diventato cittadino romano, per lui è la cosa più memorabile di tutte. E a forza di concedere la cittadinanza in questi vari modi, poi ci sono anche altri modi, certe volte per ragioni politiche, un imperatore che decide di costruirsi un consenso in una certa regione porta avanti il progetto di legge per dare la cittadinanza a tutti gli abitanti di quella regione. Traiano, per esempio, la dà alla Spagna. In blocco. Basta. Ormai lì il latino lo parlano tutti, i barbari si sono civilizzati, ci sono delle belle città romane dappertutto, quindi è inutile. Alla Spagna la diamo in blocco la cittadinanza. Andando avanti in questo modo, si arriva a una svolta cruciale. È un avvenimento di cui nei manuali si parla appena. Proprio perché tanti anni fa gli storici non sembravano così importanti queste cose. Problemi di cittadinanza. Noi oggi magari possiamo dire, andare a vedere come hanno gestito i romani il problema della cittadinanza magari può essere interessante anche per noi. L'evento cruciale di cui vi parlo si colloca nel 212 d.C. ed è l'editto di Caracalla, ovvero Costituzio Antoniniana, come dicono anche i manuali. L'imperatore Marco Aurelio Antonino Caracalla, nel 212 d.C., decide che ormai continuare a distinguere, come si è sempre fatto, fra quelli che hanno la cittadinanza e quelli che non ce l'hanno, è una cosa anacronistica. Ormai dentro l'impero non ci sono più barbari, anche gli indigeni si sono civilizzati. Ci assomigliamo tutti e ci sono intere regioni dove sono tutti cittadini. A questo punto l'imperatore Caracalla decide, va bene, facciamo una sanatoria. Tutti quelli che si trovano dentro l'impero romano, d'ora in poi, sono cittadini. Come tante cose vi dicevo che noi non sappiamo se Caracalla ha dovuto superare le difficoltà, di sicuro. Noi abbiamo solo questa informazione, che ha pubblicato questa legge. Tutte le discussioni prima, e chi era contrario, e i rischi, e i motivi pro e contro, e chi non ci stava, e chi l'avrà criticato, e perché la pensa... Ecco, non sappiamo niente, d'accordo? Niente. Ma sappiamo che l'ha fatto. E sappiamo che l'impatto sulla popolazione dell'impero è stato grosso. Tutti quelli che non erano cittadini, di colpo, sono diventati cittadini. Di colpo hanno preso tutti un nome romano. Ecco, una conseguenza un po' ridicola è questa, che era abitudine che il barbaro, l'indigeno, che diventava cittadino, prendesse per gratitudine il nome dell'imperatore. Caracalla si chiama Marco Aurelio Antonino Caracalla, di colpo metà degli abitanti dell'impero si chiamano Marco Aurelio. Poi ognuno ci aggiunge il suo vecchio nome barbaro, o greco, o quello che era. Qui ci sono elenchi di soldati di un reggimento di cavalleria, 200 nomi, si chiamano tutti Marco Aurelio o qualcos'altro. E noi abbiamo testimonianze di contemporanei che ci parlano dell'impatto di questa cosa. C'è un greco di Alessandria che si chiama Marco Aurelio Melas e che addirittura decide di far mettere a sue spese un'epigrafe, un'iscrizione commemorativa per ricordare l'imperatore
e Marco Aurelio Melas, che fino a ieri si chiamava solo Melas, e adesso si chiama Marco Aurelio ed è cittadino romano, fa affiggere questa iscrizione a sue spese in onore dell'imperatore e lo chiama il salvatore del mondo intero. E ancora per secoli nel mondo romano si ricorderà questa decisione di Caracalla come una decisione straordinaria che ha cambiato il destino di milioni di persone. Uno che non era uno da niente, Sant'Agostino, che vive 2 secoli dopo, ne era passato di tempo. Sant'Agostino si ricorda ancora dell'editto di Caracalla e dice: è stata una decisione giustissima, umanissima. Tutti quelli che prima erano sudditi dell'impero sono stati associati alla cittadinanza. Dice Agostino: così che appartenne a tutti quello che prima era di pochi. E molti continueranno pur per secoli a parlare di Roma dicendo: Roma, non c'è nessun'altra città così al mondo, perché Roma tratta tutti gli uomini come suoi cittadini. Siamo giunti all'inizio della lezione, se la lezione fosse stata solo sulle invasioni barbariche come le conosciamo di solito. Perché fino a questo punto, come vedete, di invasioni non abbiamo parlato, abbiamo parlato di cittadinanza, di barbari, di indigeni. A questo punto, da Caracalla in poi, effettivamente una delle condizioni che noi abbiamo in mente quando parliamo di invasioni barbariche si è realizzata. Dentro l'impero sono tutti romani. I barbari sono solo fuori. E stanno fuori? No che non stanno fuori. Perché la frontiera dell'impero non ce la dobbiamo immaginare come invece a volte facciamo, il limes fortificato che c'era, naturalmente, gli steccati, le palizzate, le torri di guardia, i fossati, a volte il muro come il vallo di Adriano in Scozia. Certo, perché i barbari fuori sono tribù turbolente, bellicose, continuamente capita in un punto o nell'altro della frontiera che i giovani di una tribù decidono di arricchirsi e di fare una bella incursione in territorio romano. Magari papà e mamma non lo sanno neanche, e i giovani partono, se riescono a entrare, saccheggiano, ammazzano, rubano un po' di bestiame in qualche fattoria, tornano a casa entusiasti, perché sono fatti così i barbari, vivono di guerra e di saccheggio, oltre che di agricoltura, di allevamento, sono bellicosi, apprezzano il valore personale, sono tutti armati, quindi i romani, ben inteso, vogliono tenerli a bada e impedire che i barbari entrino quando vogliono a saccheggiare. Ma questo non significa impedire a tutti i costi che entrino, perché Roma, a partire proprio da quest'epoca, diciamo a partire da Marco Aurelio, quindi pochi anni prima di Caracalla, Roma comincia ad avere un problema che prima non c'era tanto. Comincia ad avere carenza di manodopera. Noi non sappiamo se siano cambiate le condizioni demografiche, di sicuro tutto comincia con delle grandi epidemie. Al tempo di Marco Aurelio l'impero romano è attraversato da una spaventosa epidemia, che loro chiamano peste perché hanno questo termine generico. In realtà, secondo gli studi recenti, era quasi sicuramente vaiolo. Quello che è certo è che l'impero è flagellato da questa epidemia che ammazza un'infinità di gente, e anche in seguito le malattie epidemiche continueranno a ripresentarsi con frequenza. Questo vuol dire che in qualunque momento può capitare che in una certa zona dell'impero c'è carenza di manodopera. Carenza di manodopera cosa vuol dire? Prima di tutto vuol dire che i grandi proprietari terrieri, i latifondisti, che sono la vera classe dirigente, sono loro i veri padroni dell'impero, e si trovano a non avere più abbastanza contadini. E cosa fa un imprenditore membro della classe dirigente quando ha un problema per cercare di risolverlo? Si rivolge al governo dicendo al governo: risolvimi questo problema, ho bisogno di manodopera. Ho bisogno di manodopera a basso costo. Certo, uno potrebbe dire: comprati degli schiavi. Ma nell'impero romano, in quel momento,
E scusatemi se sembra che metta tanta carne al fuoco, ma ci sono tanti cambiamenti collegati e bisogna accennarli per capirci. In quel momento stanno scoprendo che gli schiavi non sono poi così redditizi come modo per coltivare la terra. Gli schiavi intanto li compri e immobilizzi un capitale. Poi, nei mesi che c'è tanto lavoro, non è mai abbastanza di schiavi. Nei mesi che c'è poco lavoro, sono lì che mangiano pane a UFO. Si ammalano, devi nutrirli lo stesso. Invecchiano, devi nutrirli lo stesso. Inoltre, gli schiavi hanno un gravissimo difetto agli occhi non più del padrone, ma del governo. Sono gente che non fa il servizio militare. Perché i romani hanno il terrore di mettere le armi in mano agli schiavi. E dai tempi di Spartaco, della rivolta di Spartaco, che per i romani la rivolta armata degli schiavi è un incubo. Allora, sta succedendo che sui campi dei grandi proprietari, accanto agli schiavi, si fanno sempre più spesso lavorare contadini liberi. Coloni li chiamano i romani. Il governo fa delle belle leggi, il colono deve obbedire al padrone, non deve andarsene senza il suo permesso, e però fa il servizio militare e paga le tasse. Due enormi vantaggi rispetto allo schiavo. Allora, il governo dice al latifondista: ti manca manodopera? Guarda, ci sono appunto delle tribù barbare qua sui confini che sono venute a implorare il nostro aiuto perché hanno la carestia, stanno morendo di fame. I barbari sono poveri in genere, anche l'impero romano rispetto a noi, ma nell'impero romano si vive molto meglio che non fuori. C'è un mercato, circolazione monetaria, strade, mercanti, risorse, il governo, e insomma, i barbari al primo raccolto che va male cominciano a crepare di fame. E sempre più spesso si muovono in gruppi e arrivano alla frontiera romana e chiedono aiuto. Il governo decide, va bene, quanti sono? 20.000. Andiamo un po' a vedere. Se li facciamo entrare, siamo, supponiamo, in Gallia, alla frontiera del Reno, c'è bisogno di 20.000 lavoratori nelle regioni qui intorno? Sì, ce n'è un gran bisogno. Benissimo. Diciamo a questi barbari che possono entrare. Naturalmente entrano alle nostre regole. Entrano e vanno a lavorare, noi li distribuiamo come coloni al servizio dei grandi proprietari. Tranquilli, non siete schiavi, siete uomini liberi e diventerete cittadini romani entrando nell'impero. Però siete coloni, la legge dice che dovete obbedire al padrone, non potete andarvene. I giovanotti in caserma, a vedere se sono adatti a fare il soldato. E così si cominciano a far entrare i barbari a gruppi interi, a popoli interi, ogni volta che la guerra, la fame spinge una massa di barbari alla frontiera, il governo romano calcola e decide, va bene, ci conviene farli entrare perché ci servono. Succede perfino che i latifondisti protestano col governo perché non hanno manodopera e in quel momento non c'è nessuno che chiede di entrare. A questo punto il governo risolve il problema a modo suo, andiamo a prenderli. Si fa una bella guerra contro i barbari più vicini, li si sconfigge. E poi, una volta sconfitti, anziché fare come ai vecchi tempi, che li ammazzavi tutti, oppure li riducevi in schiavitù, adesso gli dici: Roma è magnanima, Roma è benevola, l'imperatore è il padre di tutti gli uomini, perché con voi ci sono proprio queste formule. Perciò noi vi accogliamo, adesso venite da noi. Con i capi tribù si negozia, ci servono 10.000 uomini, 2.000 famiglie, 3.000 giovanotti da arruolare nell'esercito. E i capi tribù sconfitti forniscono la gente che serve e la gente viene accolta e sistemata. È un meccanismo straordinariamente complesso, vengono messi in piedi uffici, prefetture in Gallia, in Italia, per gestire questi afflussi che, lo vedete, sono afflussi straordinari. Non è come oggi che uno dice: gli immigrati si muovono individualmente o a piccoli gruppi e ne arrivano migliaia ogni mese. No, qui magari per anni non succede niente su una certa frontiera. Poi c'è la crisi e Costantino, sconfitti i Sarmati, fa entrare, i cronisti dell'epoca dicono 300.000 Sarmati. Non sarà vero, ma fossero stati anche 30.000.
Costantino fa entrare 30.000 sarmati, si informa dove c'è bisogno di gente. Dove c'è bisogno? In Italia, in pianura padana. Più precisamente Reggio, Modena, quelle zone lì. Lì si lamentano tutti che non c'è manodopera. Benissimo. Esiste una prefettura dei sarmati a Modena, creata apposta, o a Bologna, creata apposta per questo, che si preoccupa di distribuire tutta questa gente al lavoro e nelle caserme. Insisto ancora sull'esercito, che è quello dove si vedono meglio gli effetti di questa prassi. Ufficialmente l'esercito ha sempre fame di uomini. Tenete conto che l'impero mantiene un esercito immenso, 500.000 uomini. Tutto l'impero avrà 50-60 milioni di abitanti, quindi 500.000 soldati sono una, come dire, un prelievo gigantesco sul potenziale demografico dell'impero. Non ce n'è mai abbastanza. Ufficialmente i proprietari terrieri devono fornire gli uomini. Arriva il centurione, bussa. Tu quanti coloni hai? 50 coloni. Benissimo. Qui c'è scritto che devi fornire due reclute. Scegli due dei tuoi coloni e vanno a fare il servizio militare, 25 anni. Capita che il proprietario terriero non ha voglia di separarsi dai suoi coloni perché ne ha bisogno. E allora chiede, ma non potrei pagare invece? Il centurione dice, certo che puoi pagare. 10 solidi d'oro a persona, benissimo. Ecco qua i 20 solidi d'oro. Il proprietario terriero è a posto. Il centurione se ne va nella più vicina zona di insediamento di immigrati e comincia a vedere. Chi è disposto a fare il servizio militare? Ci sono giovanotti che hanno voglia di cambiare vita? C'è un premio, 5 monete d'oro a testa. Se non li trova lì va anche oltre frontiera. Tanto anche oltre frontiera è la stessa cosa. In epoca di pace si passa la frontiera e poi trovi gli stessi villaggi, gli stessi contadini, poveretti, anche lì. Quando ha trovato i suoi due uomini, il centurione torna a casa. A ogni uomo ha dato 5 monete d'oro, altre 10 se le intascate lui. E sono tutti contenti e felici. E i due giovani barbari, immigrati o no che siano, diventano soldati romani, col marchio a fuoco del soldato romano, imparano la disciplina, imparano il latino di caserma e così via. E le leggi degli imperatori, quando gli imperatori si accorgono di questo meccanismo, fanno delle leggi per regolamentarlo, in sostanza dicendo non va bene che il centurione si mette tutto il profitto in tasca a lui, stabiliamo delle tariffe, e in queste leggi si usano espressioni come acquisto delle reclute, tironum comparatio, compravendita di immigrati, advenarum coemptio. E l'esercito romano si riempie di giovanotti barbari che diventano soldati romani e poi quelli bravi fanno carriera e diventano ufficiali e diventano generali. E a un certo punto noi troviamo che i cronisti che ci raccontano le guerre romane ci dicono il tal generale ha sconfitto i franchi con grande successo, del resto li conosceva bene, era franco anche lui. Il tal altro generale ha sconfitto i goti, suo padre era goto, ma in realtà lui era diventato proprio uno dei nostri. Per molto tempo gli storici, io sto facendo molto lunga, sì, ma insomma adesso tra poco, per molto tempo, ricordate gli storici dell'Ottocento che ragionavano in termini nazionali, la razza latina, ecco, agli storici questi meccanismi che vi ho raccontato facevano un po' orrore, si diceva la barbarizzazione dell'esercito e si immaginava che un esercito imbottito di reclute barbare e di generali figli di immigrati dovesse essere un esercito meno fedele e meno efficiente. In realtà non è vero niente. Ora che ci siamo sbarazzati dai pregiudizi e proviamo a guardarlo così com'è, l'esercito romano assomigliava immensamente all'esercito dell'ultimo paese che esiste al mondo oggi e che sotto certi aspetti un pochino ricorda l'impero romano, e cioè gli Stati Uniti d'America. Voi ricorderete che qualche anno fa, adesso non più tanto, ma qualche anno fa non potevi accendere il telegiornale senza vedere un generale americano in Afghanistan, in Iraq. E questi generali americani si chiamavano Ricardo Sanchez, e quello era un messicano, un altro era un filippino, un altro era un giapponese, mi spiego, un altro ancora era un giamaicano, Colin Powell.
l'esercito americano rispecchia esattamente quello che a noi sembra debba essere stato l'esercito imperiale romano, pieno di immigrati che fanno carriera, e nessuno si sogna di pensare che siano meno buoni come generali e meno americani per questo. La somiglianza tra l'impero romano e gli Stati Uniti di oggi viene fuori anche in questo. Gli Stati Uniti, essendo un paese basato sull'immigrazione, storicamente, poi in certe fasi chiudono di più, ma insomma, storicamente per loro è un valore. E quindi gli Stati Uniti, lo sapete tutti, insistono molto nella loro retorica sul fatto il paese che offre un'opportunità a tutti, il paese che accoglie tutti, il paese dove si ha diritto alla felicità. Sapete che nella Costituzione degli Stati Uniti è riconosciuto come un diritto la ricerca della felicità. Ecco, nell'impero romano viene fuori una retorica di questo tipo. Quando Costantino accoglie i Sarmati, il suo biografo Eusebio, che celebra Costantino come un grande santo, capite, il primo imperatore cristiano, Eusebio di Cesarea, parlando di questa accoglienza di barbari, si entusiasma. Dice: l'imperatore ha consentito a un intero popolo che fino ad allora era abbrutito nella bestialità barbarica di sperimentare i benefici della libertà romana. Perché secondo loro, quando diventi romano, diventi anche un uomo libero, un cittadino. Che poi sia retorica, che il potere degli imperatori sia più o meno lo stesso che aveva Stalin, e che quindi quella libertà sia poi molto più sulla carta, è un altro discorso che potremmo fare, ma la retorica è quella. Gli imperatori stanziano fondi, individuano terre da distribuire agli immigrati, c'è una legge di Onorio del 399 che comincia dicendo: siamo molto contenti perché molti appartenenti ai popoli stranieri sono venuti nel nostro impero inseguendo la felicità romana. E noi accogliamo tutti, l'ideologia ufficiale è questa. Poi Onorio dice: avevamo stabilito delle terre da distribuire agli immigrati, come al solito c'è stata corruzione, le terre se le prese qualcuno che non doveva prendersele, gli immigrati sono rimasti senza niente, queste cose succedono continuamente, ma a livello di principio i discorsi sono questi. Gli imperatori vengono elogiati, una volta venivano elogiati perché sterminavano i barbari, adesso vengono elogiati perché li hanno risparmiati. E appunto nei discorsi dei politici di Roma e di Costantinopoli la nota è questa. L'imperatore è il padre non solo dei romani, ma dell'intero genere umano. Ovviamente, proprio come nel caso degli Stati Uniti oggi, questa retorica umanitaria si accompagna poi a un'estrema disinvoltura nel difendere i propri interessi in modo molto sbrigativo e brutale. Le due cose coesistono, si contraddicono, magari si influenzano a vicenda, ma insomma coesistono. Ah beh, che questo lo devo anche dire, è un dettaglio, ma mi ha talmente stupito quando l'ho letto. Discorso di un politicante di Costantinopoli, Temistio, che elogia l'imperatore perché ha sconfitto i goti e poi appunto ha fatto la pace con loro e ne ha importati un certo numero. E Temistio dice: qualcuno si lamenta, dice, dovevi ammazzarli tutti, ma non sarebbe stato un gesto degno. Noi, dice Temistio, e questo è quello che veramente mi ha colpito, mi ha stupito, non permettiamo che scompaiano gli elefanti dalla Libia, i leoni dalla Tessaglia, gli ippopotami dal Nilo. In altre parole, i romani sono ecologisti e cercano di salvaguardare le specie animali preziose. Poi lo fanno per importarli e farli fare i giochi nel circo, naturalmente. Ecco, ma comunque lo fanno. E Temistio dice: e allora maggior ragione, un popolo di uomini, barbari, dirà qualcuno, ma uomini, non è stato giusto salvarli. E poi le cose su cui battono i politicanti è appunto, sapete, è pieno di questi discorsi. Com'è bello vedere questi barbari che fino a ieri erano nemici, razziatori, venivano a saccheggiare, adesso coltivano le stesse terre che prima saccheggiavano. Prima arrivavano in armi e adesso vengono a pagare le tasse. E se usano armi sono le nostre perché servono nel nostro esercito. Hanno imparato a aver paura delle punizioni, a rispettare la disciplina,
e poi tutti battono su questo, 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 pagano le tasse. E questo è il discorso decisivo. Aggiungerei un dettaglio ancora, e poi chiudiamo col racconto di come questa cosa però a un certo punto ha cominciato a non funzionare più tanto bene, perché non bisogna fare un discorso esclusivamente consolante. L'impero romano per due secoli ha importato immigrati con regole durissime, ma anche offrendo cittadinanza e promozione sociale con grandissimo successo. Poi a un certo punto il meccanismo si è ingrippato, e bisogna raccontare anche quello evidentemente per avere il quadro completo. Ma prima di dire questo aggiungerei ancora una cosa. L'impero romano di cui stiamo raccontando, il tardo impero romano da Costantino in poi, è anche un impero cristiano. Ed è un impero cristiano dove molti prendono molto sul serio il fatto che l'umanità è una sola. A livello di discorsi, quando si deve decidere una politica, non è più così facile dire va bene, li ammazziamo tutti, perché sono bestie. No, adesso sono tutti uomini, hanno tutti un'anima e sono tutti destinati in prospettiva a formare un unico popolo cristiano. E i padri della Chiesa su questo battono e ci tengono, facendo fatica, con tante delusioni, conflitti, però la spinta è a dire deve essere così. Nel disegno di Dio un giorno non ci saranno più né romani né barbari, ma solo i cristiani, un unico popolo. E nel fare questi discorsi i padri della Chiesa scoprono anche come a volte appunto nei confronti dei barbari c'erano dei pregiudizi che si possono superare. C'è un caso particolare che mi ha molto colpito. Un padre della Chiesa greco, Gregorio di Nazianzo, siamo nel IV secolo, che intrattiene corrispondenza con un generale romano. Fin qua è normale, il padre della Chiesa è un vescovo, quindi una potenza, anche politica. Il generale egualmente è una potenza, anche politica. Sono due membri della classe dirigente, hanno da chiedersi dei favori a vicenda, è tutto normale. Caso vuole che il generale romano sia un goto. Si chiama Flavio Modares, è di origine gotica, ha fatto una bella carriera nell'esercito romano. Gregorio di Nazianzo, vescovo greco, nella parte orientale dell'impero, scrive al generale Flavio Modares e gli dice: tu sei la dimostrazione che essere greco o barbaro è una differenza dei corpi, non delle anime. La distanza sta nei luoghi di origine, non nei costumi o nella volontà. È la volontà che conta. Se tu vuoi essere dei nostri, se vuoi essere greco o romano, se vuoi essere cristiano, lo sei per il solo fatto che lo vuoi essere. Notate, spieghiamo meglio questo dettaglio. È pur sempre una differenza dei corpi, dice Gregorio di Nazianzo, certo, perché lo scoglio è quello. Tu te li vedi questi barbari, quelli del nord, perché barbari sono tutti, anche gli arabi, anche i berberi, ma qui si parla soprattutto di quelli del nord, che sono particolarmente adatti a servire nell'esercito e fanno le belle carriere. Questi barbari del nord, franchi, goti, li vedi, sono alti, biondi. I romani e i greci, che sono gente del Mediterraneo, piccoli e bruni, vedono questi barbari alti e biondi e dicono: come si vede che sono una razza inferiore? È proprio evidente. E fanno un po' fatica ad accettare, ma no, ma in fondo anche loro possono civilizzarsi. Ci sono innumerevoli scherzi su questo fatto, questi uomini biondi, più che schiavi, cosa vuoi farne? Ecco. E invece il discorso è no. Quando vai al di là della differenza fisica, scopri che siamo tutti uomini allo stesso modo. Dopodiché, se ce la fate ancora 10 minuti, bisogna anche che raccontiamo come mai a un certo punto questo meccanismo ha cominciato ad andare in crisi, perché è una storia molto istruttiva e anche abbastanza agghiacciante, devo dire. C'è un momento preciso in cui questo meccanismo di accoglienza e di integrazione va in crisi. Si può anche dare la data. Siamo nel 376 d.C., sulla frontiera del Danubio. Il Danubio è la frontiera dell'Impero d'Oriente, verso le steppe del nord. Nel 376 d.C., alla frontiera del Danubio, compare un intero popolo barbaro, i Goti, che si sono mossi dalle loro sedi, dal loro paese, con armi, bagagli, famiglie, bestiame, tutto montato su carri, si sono spostati in massa, arrivano alla frontiera romana, cioè il fiume Danubio, e chiedono di essere accolti.
spiegano che hanno dovuto scappare dal loro paese. Loro vivevano più a nord, verso l'Ucraina attuale. Sono arrivati dei nuovi barbari, molto più barbari di loro. I goti sono barbari, ma i romani li conoscono da 200 anni. È pieno di capi goti che hanno fatto i mercenari per gli imperatori romani, si conoscono. Sono cristiani in parte i goti ormai. Hanno un loro vescovo che ha tradotto già la Bibbia in lingua gotica, per cui la maggioranza dei goti sono cristiani. Insomma, sono gente conosciuta. Invece, raccontano i goti, questi che ci hanno attaccati, quelli sì che sono proprio barbari. Sono bestie. Da dove vengono? Da lontano, lontano. E come si chiamano? Gli Unni. I romani vanno a vedere in biblioteca su questi Unni. C'è qualche vaga informazione degli antichi geografi. Cosa principale che viene fuori è che si nutrono di carne frollata sotto le selle dei cavalli. E viene in mente questa vecchia leggenda che noi abbiamo sempre sentito, compare in questo momento, viene scritta da Ammiano Marcellino. Dopodiché i generali romani che comandano sul Danubio devono decidere se far entrare tutta questa gente. Solo che sono davvero tantissimi. E allora nessuno si prende la responsabilità. Bisogna chiedere all'imperatore. L'imperatore Valente è dall'altra parte del suo impero, a 2000 km di lì, in Siria, che si prepara a fare la guerra all'Iran. Vecchia passione dei governi imperiali occidentali. 2000 km. Gli mandano a dire quello che sta succedendo. L'imperatore Valente riunisce il suo consiglio e ci dicono gli storici dell'epoca, che non erano lì, quindi si inventano, più o meno, però il risultato è stato quello. Gli storici dell'epoca ci dicono i ministri dell'imperatore Valente hanno detto è la tua fortuna che li manda, perché noi abbiamo appunto un gran bisogno di gente. I goti sono ottimi soldati, ecco le truppe che ci servono per la nostra guerra. Quindi l'imperatore dà ordine di farli entrare, con i meccanismi soliti, smaltirli, metterli al lavoro come coloni sui latifondi e i giovanotti arruolarli. Altri 2000 chilometri perché il messaggio risalga fino al Danubio. Sul Danubio la situazione si è fatta pesante perché i goti sono laggiù ammassati dall'altra parte, sempre con l'idea di sentire i cavalli degli Unni dietro di loro. Qualche gruppetto ha provato a passare clandestinamente, ma le truppe romane di guardia non hanno ordine di far passare nessuno, quindi c'è scappato anche il morto. Finalmente arriva l'ordine. L'imperatore ha dichiarato che questi sono amici, nuovi sudditi, li facciamo entrare. Si negozia fra i generali romani e i capi, i principes, dicono loro, dei goti, i capi tribù, ci si mette d'accordo, si comincia a organizzare il traghetto. Sul Danubio non c'è un ponte. I romani non hanno la tecnologia per fare un ponte di quelle dimensioni, o meglio, Costantino ne aveva fatto uno, ma è crollato, non l'hanno mai rifatto. Quindi bisogna farli passare in barca. Requisiscono barche, costruiscono zattere, cominciano a far passare questa massa di gente. Lì i cronisti dell'epoca ci dicono qualcosa comincia ad andare storto. Beh, c'è un cronista, Eunapio, che scrive dopo, quando tutto è finito molto male, che è anche arrabbiatissimo per un altro motivo. Dice, quando è arrivato l'ordine di farli passare, gli ufficiali che comandavano i picchetti fino a un attimo prima e che secondo gli ordini avevano respinto i clandestini che volevano passare, ne avevano anche ammazzati più di uno, li hanno messi sotto processo per abuso di autorità. Perché adesso l'ordine dell'imperatore era che bisognava farli entrare. E va bene, chiusa parentesi. Li fanno entrare in questo modo caotico. A un certo punto la cosa scappa di mano. Il fiume è in piena, c'è gente che affoga, barche che si ribaltano, famiglie che si disperdono, è un immenso caos. I romani non riescono a gestire l'operazione come facevano di solito. Loro avevano messo dei banchetti con dei segretari che dovevano prendere il nome di ognuno che entrava. Così alla fine li conti e fai le cose con precisione. È una tale folla, un tale caos che i segretari non riescono più a contarli. Quindi entrano e non si sa quanti sono. Era stato dato ordine comunque che i guerrieri dovevano consegnare le armi entrando per prudenza. Ma ci dicono i cronisti dell'epoca, non l'ha fatto rispettare nessuno. I guerrieri nascondevano le armi, pagavano una bustarella e entravano con le armi nascoste. Ultima cosa che ci dicono quelli che c'erano, un tale caos, così tante famiglie distrutte, bambini rimasti soli, ragazzini, ragazzine che vagavano senza famiglia,
Non c'è un ufficiale romano che non si sia portato a casa la ragazzina o il ragazzino come schiavo, gratis, tanto erano rimasti soli. È una società schiavista. Il fatto che ci sia schiavitù vuol dire anche quello. Dopodiché questa gente continua a passare e i comandanti romani dopo un po' si accorgono che la massa al di là del fiume non sta più diminuendo. Com'è che non diminuisce? Si è sparsa la voce. Quando i romani aprono la frontiera è pieno di gente che decide di tentare la sorte. E quindi c'è altra gente che si è mossa ed è arrivata lì mollando tutto sperando di riuscire a entrare. A un certo punto i generali romani si spaventano e decidono basta così. Chi c'è c'è, gli altri restano fuori. Non sanno quanti sono, non sappiamo neanche noi, 50.000. Potrebbe essere un buon così, tirare a indovinare. 50.000 persone con i mezzi dell'epoca, ammassate lì sulla riva nostra del Danubio. L'ordine è trovare gli uffici che li sistemino dove ce n'è bisogno e così via, ma per il momento, in attesa che questa cosa si possa organizzare, teneteli lì e dategli da mangiare. Il governo ha stanziato i fondi per nutrire tutti questi profughi, possiamo ben chiamarli così, con razioni militari. I cronisti dell'epoca che c'erano o l'hanno sentito raccontare ci dicono che i generali capiscono subito che c'è da fare un sacco di soldi con questa faccenda. Ci sono i fondi stanziati per le razioni e sui fondi si comincia a rubare. E si ruba talmente tanto che poi alla fine, per recuperare la situazione, ai goti le razioni le fanno pagare anziché dargliele gratis. Quindi i profughi per nutrirsi sono costretti a pagare, tirano fuori tutti i risparmi che avevano. Quando hanno finito i risparmi, cominciano a vendere i figli come schiavi. Perché è una società dove c'è la schiavitù e questo è normale. L'uomo che crepa di fame vende suo figlio. Ci sono leggi di Costantino che dicono è un peccato ma non possiamo impedirlo. E i cronisti ci dicono tutti i mercanti di schiavi della zona erano tutti affluiti lì al campo profughi perché c'era da fare dei begli affari. E si va avanti e sarebbe ora di smantellare il campo profughi e mandar via questa gente, ma c'è talmente tanto da guadagnare in nero con questa faccenda. I generali vanno avanti finché possono, intascando ogni giorno in nero dei bei profitti. Poi viene il momento che si rendono conto che il clima è in ebollizione, i goti non ce la fanno più. Sono stati accolti con la promessa di essere messi a lavorare, arruolati nell'esercito e di diventare sudditi romani, cittadini addirittura. I loro capi cominciano a chiedersi cosa sta succedendo. Alla fine i generali romani si mettono paura e decidono di far sfollare tutta questa gente verso l'interno del paese. Si organizza questo grande convoglio e siccome si ha una certa paura di quello che può succedere, tutte le truppe della zona accompagnano il convoglio verso l'interno. Tutte? Tutte. Quando si sono allontanati, i goti che sono rimasti dall'altra parte del Danubio, che a un certo punto avevano chiuso la frontiera, non li avevano più fatti entrare, e quegli altri sono ancora ammassati là che aspettano e sperano, vedono che non ci sono più sentinelle e cominciano a passare, clandestini stavolta loro. Il convoglio va avanti, arriva finalmente a una grande città, siamo nella Tracia, cioè diciamo nella Turchia europea di oggi, stanno spostandosi verso Costantinopoli dal Danubio. Questa grande città si chiama Marcianopoli, lì sono tutti esausti, tutti pensano di essere accolti in città, sfamati e così via. I cittadini di Marcianopoli si prendono paura. Hanno una gran paura di questa massa di profughi che sta arrivando, hanno una gran paura anche dei soldati, perché i civili e i soldati nell'impero romano non vanno d'accordo, i soldati sono violenti, rubano, prendono, e i civili si tengono ben lontani dai soldati se possono. Quindi Marcianopoli tiene le porte chiuse. Non si fanno entrare né i goti né i soldati, fanno entrare soltanto i generali romani e i capi tribù dei goti, che sono ovviamente amiconi e alleati, stanno gestendo questa cosa insieme. A questo punto il racconto che noi abbiamo sarà vero o non sarà vero, ma comunque è quello che ci racconta Ammiano Marcellino, che era un ufficiale dell'esercito in quegli anni. Secondo Ammiano Marcellino, i comandanti romani a questo punto sono talmente terrorizzati di quello che può succedere che decidono di far fuori i capi dei goti, perché la massa senza capi sarà più facile da tenere sotto controllo. Quindi invitano a banchetto i capi dei goti,
con l'idea di ubriacarli e poi ammazzarli tutti. Solo che si scopre che i goti reggono il vino meglio dei romani. Di conseguenza il banchetto va avanti nella notte e i goti non si ubriacano. E fuori i goti, rimasti lì sotto la pioggia, senza niente da mangiare, fuori di sé, cominciano a litigare con i soldati e li aggrediscono e tirano fuori le armi e cominciano a scannarsi e i goti sopraffanno i soldati di scorta. Distruggono la scorta, si impadroniscono delle loro armi. I principes dei goti dentro la città sentono che sta succedendo qualcosa fuori, gridano tradimento, corrono fuori, trovano i loro uomini che stanno combattendo contro i soldati. A questo punto i capi dei goti dicono al loro popolo: ci hanno traditi, non hanno mantenuto la promessa, ci avevano accolti come amici, non l'hanno mantenuto, adesso facciamo quello che vogliamo noi. Siamo dentro, siamo armati, siamo i goti, non ci ferma nessuno. E cominciano a saccheggiare liberamente il paese tutto intorno. E qui la storia è già bella finita, c'è un epilogo che raccontiamo, ma insomma la sostanza è questa. Questa operazione, che noi avremmo chiamato una colossale operazione umanitaria, gestita malissimo se non peggio fin dall'inizio, finisce con una catastrofe. Tutta questa gente è dentro e non si considera più legata da nessun obbligo verso l'impero che non li ha accolti come aveva promesso. L'epilogo è facile da raccontare, l'imperatore Valente è molto scocciato di questa seccatura, manda delle truppe per far fuori questa gente, non basta mai, i goti sconfiggono i vari generali mandati contro di loro, intanto saccheggiano sempre di più, si arricchiscono, ammassano schiavi. Succede anche una mezza rivoluzione sociale, perché nelle case dei ricchi romani è pieno di schiavi goti, che a questo punto cominciano a scappare, nella zona si intende, e andare a unirsi agli altri goti, e anche gli altri schiavi che non sono goti, se hanno l'occasione, scappano e vanno dai goti e poi li portano alla villa del padrone. Ti racconto io dove ha nascosto l'oro, dove ha nascosto l'argento, ecco. E anche pregiudicati, disoccupati, scioperanti, ci sono i minatori in sciopero di miniere lì vicino, anche quelli, molti scappano, vanno coi goti. Alla fine l'imperatore Valente decide che ci si rende conto che deve andare lui di persona con tutto l'esercito. Rinuncia con grande seccatura alla guerra contro l'Iran, ritorna indietro con tutto l'esercito dalla Siria, 2000 chilometri, fa sosta a Costantinopoli. A Costantinopoli ci sono un paio di presagi spiacevoli. Uno è che ai giochi del circo l'imperatore Valente compare in pubblico e viene fischiato. E per un imperatore romano, sapete, l'imperatore è eletto a vita, non deve andare alle elezioni, però essere fischiato in pubblico è un pessimo segnale, perché c'è un solo modo con cui un imperatore romano può essere rimosso dalla carica: ammazzarlo. E succede con grandissima frequenza quando un imperatore diventa impopolare. Quindi l'imperatore Valente si rende conto che siamo al limite. L'altro cattivo presagio è solo una storiella, ma per dare un'idea del clima complicato di quest'epoca, Valente è cristiano, come tutto il suo popolo e come la maggior parte dei goti. Però i cristiani sono divisi, ci sono gli ariani e i cattolici, che non sono d'accordo sulla definizione della Trinità, sul ruolo del figlio e così via. Valente è ariano, perseguita i cattolici lo odiano, ha appena fatto arrestare un frate che lo criticava in modo particolarmente, come dire, maligno, un monaco, non un frate. Va a trovare questo monaco e gli dice: guarda che quando torno facciamo i conti. Il monaco dice all'imperatore: se non smetti di perseguitare i cattolici e non ci restituisci le chiese che ci hai tolto, non farai ritorno. Dopodiché Valente parte alla testa del suo esercito, alla ricerca dei goti, li trova vicino a un'altra città della Turchia europea che si chiama Adrianopoli. Siamo all'inizio di agosto del 378, sono 2 anni che va avanti questa faccenda. I goti sono lì, carichi di bottino, con i loro carri, migliaia di guerrieri, con le loro famiglie e così via. L'esercito romano li intercetta, i goti si sistemano a difesa e poi mandano fuori dei parlamentari, fra cui un prete cristiano, per dire all'imperatore: ma forse possiamo ancora metterci d'accordo. E l'imperatore accetta di discutere, perché fino all'ultimo gli dispiace ammazzare tutta questa gente, che gli farebbe tanto comodo. E dopo tutto è tutto un equivoco. C'era l'idea di accoglierli e sistemarli.
Poi è andato tutto a finire male, non si è capito perché. Ma in fondo che ci vuole? Ci mettiamo ancora d'accordo. Mentre stanno discutendo, la battaglia comincia da sola. Goti e soldati, tutti schierati, armati, comincia qualche tafferuglio, parte qualche salva di frecce, lo scontro si estende, diventa una battaglia che nessuno ha voluto. E i Goti, a sorpresa, la stravincono. Accerchiano i Romani, li annientano. L'esercito romano dell'Impero d'Oriente è distrutto in mezza giornata. L'imperatore Valente, come aveva previsto il monaco, non farà ritorno. Scompare nel nulla, non si è mai più saputo niente di lui. E i Goti si sentono padroni dell'Impero romano. Non sono ancora proprio padroni, succederanno ancora tante cose, ma quello che succede è che il nuovo imperatore Teodosio, adesso non posso farla lunga, Teodosio fa tante belle cose, per cercare di rimediare al disastro, deve ricostruire un esercito, emana delle leggi durissime, arruolamento immediato nell'esercito di tutti quelli che sono tenuti a prestare servizio, i figli dei soldati se sono già maggiorenni, tutti i vagabondi disoccupati immediatamente arruolati nell'esercito, tutti gli immigrati immediatamente arruolati nell'esercito. Legge di Teodosio, qualunque gestore di un latifondo che abbia tra la sua manodopera degli immigrati li deve consegnare immediatamente per arruolarli nell'esercito. Se li tiene nascosti è condannato al rogo. Teodosio, già che c'è, decide anche che basta con questi litigi fra cattolici e ariani che dividono la popolazione dell'impero, non possiamo più permettercelo. Fa una legge semplicissima: tutti i miei sudditi devono essere cattolici. Gli altri saranno puniti dopo la morte, ma saranno puniti anche già prima in questa vita a cura del governo. Chiude i templi pagani, abolisce ogni traccia di culto pagano, abolisce le Olimpiadi, che i greci facevano da 1000 anni, ma che sono percepite come un rituale religioso pagano, quindi basta, chiuse le Olimpiadi, finite. Rimette in piedi un esercito, affronta i Goti, un po' ne sconfigge, un po' ne ammazza, con altri prende degli accordi, fa dei patti, perché non ce la fa a fermarli tutti. I patti di Teodosio con i Goti, che sono il vero punto di partenza delle invasioni barbariche, che come vedete sono invasioni fino a un certo punto, è una cosa molto più complicata. Teodosio ai Goti dice: va bene, mettiamoci d'accordo, vi lasciamo entrare e stabilirvi nell'impero. Era quello che volevate, no? I Goti dicono: sì, è quello che vogliamo, siamo disposti a entrare nell'impero e stabilirci qui e combattere lealmente per l'imperatore, ma non più come prima, che ci mandavi a lavorare al servizio dei latifondisti e i nostri ragazzi venivano arruolati nell'esercito romano, non li vedevamo più. Noi vogliamo stabilirci nell'impero tutti insieme, restando sotto il comando dei nostri capi, continuando a vivere secondo le nostre regole. Voi ci trovate delle zone dove possiamo sistemarci, ci pagate bene in modo che ogni guerriero possa vivere bene e noi saremo fedeli soldati dell'imperatore. Questi patti vengono accettati. Per la prima volta nell'impero ci sono, e poi verranno altri casi una volta che si comincia, ci sono popoli barbari che vengono accolti nell'impero non con l'idea vi integrate e vi dissolvete nella popolazione dell'impero, ma avete il diritto di restare tutti insieme con le vostre leggi, la vostra lingua, i vostri capi. Si va avanti così e pian piano questo sistema si rivela distruttivo. I capi dei Goti, ve ne cito ancora uno perché è un personaggio che conosciamo tutti, Alarico. Alarico che fa il sacco di Roma del 410. Alarico non è mica un barbaro che ha invaso l'impero, è uno di quelli che sono entrati nel 376 col permesso dell'imperatore, forse è anche nato dopo, già nell'impero. È uno che fa carriera. Cosa vuol dire per un capo goto fare carriera? Che per i suoi è il capo, il re. Per i romani è un personaggio importante che dobbiamo tenerci prezioso, lo paghiamo molto bene e gli diamo tutto quello che chiede. Vuoi essere generale? Sei generale, generale romano. Vuoi il comando di tutto l'esercito romano nei Balcani? Ti facciamo comandante dell'esercito romano nei Balcani. Flavio Alarico non è un barbaro cornuto, ma è il generale che comanda le truppe romane nei Balcani. Però è anche il re del suo popolo, che costituisce una buona parte di quelle truppe romane, perché i suoi guerrieri goti sono anche soldati romani. È molto complessa come questa situazione. Quello che è chiaro è che il governo ha perso il controllo di queste forze che ci sono dentro.
quando Alarico ricatta l'imperatore perché vuole più soldi e non glieli danno, e in sostanza Alarico, che si trova col suo esercito romano fatto di goti alle porte dell'Italia, dice: guardate che scende l'Italia e saccheggia Roma, eh? E loro non ci credono, figurati se lo fa, e invece lui lo fa. E il generale romano Flavio Alarico fa saccheggiare Roma dai suoi guerrieri goti, che fino al giorno prima prendevano stipendio dall'imperatore, ed essendo un cristiano dà ordine di rispettare le chiese. E poi se ne va a morire da qualche parte, e alla fine i goti vengono sistemati per ordine dell'imperatore tra Francia e Spagna, in una grossissima regione, dove gli viene detto: va bene, adesso questo pezzo di impero lo governate voi. Ritiriamo le truppe romane, ritiriamo il governo, questa zona la governate voi. Riscuotete le tasse dagli abitanti, nasce il primo regno romano barbarico. Un po' di anni dopo, un altro generale romano, che si chiama Flavio Odoacre, che comanda l'esercito romano in Italia, salvo che quell'esercito romano è tutto fatto di soldati barbari di vari popoli, ma è l'esercito romano, depone l'ultimo imperatore d'Occidente, Romolo Augusto, e manda a dire all'imperatore d'Oriente: se a te va bene, rimaniamo amici, perché io ho fatto questa cosa, ma il Senato di Roma è d'accordo. E infatti il Senato di Roma è d'accordo. E per qualche anno Odoacre governa l'Italia col consenso del Senato romano e dell'imperatore romano d'Oriente. Poi l'imperatore romano d'Oriente si secca di questa cosa, decide di buttar giù Odoacre. Bisogna mandare un esercito in Italia, ma non ci sono i soldi. La soluzione è facile: troviamo un altro popolo barbaro che sia disposto a venire. Ci sono degli altri goti, gli ostrogoti. Il loro re Teodorico è una vecchia conoscenza, è uno che ha studiato Costantinopoli, ha fatto politica nel palazzo imperiale, è stato console dell'impero romano, non è un barbaro cornuto. Ci si mette d'accordo con Teodorico: volete occupare l'Italia? Sì, benissimo. L'impero vi dà mandato di occupare l'Italia facendo fuori il traditore Odoacre. E Teodorico scende, come diceva lei prima, dalla valle del Bipacco, sconfigge Odoacre, occupa l'Italia e si presenta ai senatori di Roma, che lo acclamano Augusto e con entusiasmo lo sostengono come nuovo sovrano dell'Italia romana. Tanto per dire com'è complicata la storia delle... Ecco, in confronto Attila, che arriva, brucia Aquileia e poi se ne va, è una cosa chiara e semplice, ecco, che non pone tanti problemi, ma nell'insieme, come vedete, è una storia molto complessa. Se ci sia qualcosa da imparare per l'oggi, io non lo so, ditemelo voi. Teodosio arriva nella valle del Bipacco perché sa che c'è l'usurpatore Eugenio col barbaro Arbogaste, sono pagani, e Teodosio nell'ultima battaglia fra pagani e cristiani sconfigge Arbogaste ed Eugenio nella famosa battaglia della Vora, del Frigido o della Vora. Se c'è qualche domanda ancora...
Ecco, io avevo appena detto che abbiamo fatto veramente tardi e che quindi... Però se qualcuno ha qualche domanda che gli preme, 5 minuti ce la possiamo ancora fare. Ha fatto già molto. Ma se nessuno ne ha, va ancora meglio, perché io sono rimasto senza voce. Grazie allora.